Amici di TechMac e di NoQTech.net, siamo sempre al Mobile World Congress a Barcellona durante la presentazione degli S7 e degli S7 Edge di Samsung e stiamo vedendo qui davanti a noi una altra novità presentata proprio in questa occasione che secondo me, a mio modo di vedere, è la novità più interessante. Stiamo parlando del Gear 360, questa videocamera a 360 gradi appunto che promette di far divertire in tantissimi modi i più creativi. Perché? Perché innanzitutto, come vi dicevo, è una telecamera 360, quindi riprende a 360 gradi tutto quello che ci circonda, ma in più è stata progettata ovviamente da Samsung per poter essere integrata o comunque per poter vivere in armonia con l'S7, il nuovo S7 e il VR Oculus. Quindi quello che io vado a registrare con la mia Gear 360 poi posso andarlo a visualizzare col VR tramite appunto l'S7 e quindi veramente vivere una realtà 3D, realtà aumentata molto molto interessante. L'oggettino devo dire che esteticamente mi piace tantissimo, ha questo treppiede che appunto permette di appoggiarlo un po' ovunque, ma soprattutto che permette anche di utilizzarlo come impugnatura, quindi poter andare in giro a registrare proprio a 360 gradi. Abbiamo un piccolo display per delle informazioni diciamo basiche, il tasto per registrare, sul lato abbiamo il tasto del menu e diciamo l'impostazione per il pairing con il Bluetooth, la possibilità di andarlo ad accendere, vediamo un po' se si accende, esatto, eccolo qua. Ecco qui, vedete lo schermo che ci dà delle informazioni base come la non presenza dell'SD card che si va ad inserire nel lato, quindi come potete vedere ingresso per la micro SD, la batteria e invece l'ingresso un micro USB per poter andare a ricaricare la batteria stessa. Cerchiamo di richiudere, ecco qua, lo sportellino, i vari LED per indicare appunto la registrazione delle due videocamere e l'NFC per eseguire un pairing più veloce con i nostri device. In più, come potete vedere, il treppiede può essere tranquillamente smontato all'attacco standard e quindi questa videocamera può essere installata su tutti i nostri treppiedi o comunque su tutti quei supporti che hanno quel tipo di ingresso. Andiamo a vedere un po' cosa ci mostra il menu, vediamo di mettere a fuoco senza spaccare tutto, ecco qui. Quindi possibilità di fare un video in looping, video classico, foto, un time lapse e poi entrare nei vari settaggi. Insomma, un attrezzino davvero molto interessante, purtroppo non hanno detto il prezzo, non hanno detto neanche se e quando verrà commercializzato, ma devo dire che sarà sicuramente una rivelazione molto interessante proprio perché si tratta di una camera a 360 gradi portatile che, come vedete, è davvero molto piccolina, dal design molto futuristico, sembra un oggetto della NASA, però devo dire che sarà sicuramente qualcosa di fantastico. Il tutto assolutamente, come dicevo prima, che si va a proprio legare con il nuovo S7 e ovviamente il VR Oculus che quindi potrà appunto permettere a tutti quanti di vivere la realtà aumentata e la realtà a 360 gradi. Direi che per il momento è proprio tutto, un saluto da Francesco Colonna per techmachi.net. Ciao a tutti!